Ciao, qui Liprandi. Ciao a tutti. Abbiamo messo davanti il nostro vecchio salvadanaio perché parliamo di nuovo della raccolta. Esatto, allora la raccolta che copriva i mesi di novembre e di dicembre si è conclusa quest'anno. Si è conclusa l'anno scorso, il 31 dicembre. In sostanza abbiamo già anticipato a novembre, all'inizio di novembre, che avremo tenuto da parte i soldini accumulati dal nostro canale per i mesi di novembre e di dicembre per donarli ad un'associazione. In particolare, mentre l'anno scorso sono andati all'ospedale Regina Margherita ai bambini malati di cancro qua a Torino, questa volta invece li diamo all'associazione Una Zampa per la Spagna. È un'associazione che si occupa di trovare una speranza e un posto ai cani e ai gatti delle pereras spagnole. C'è un bruttissimo concetto di canile laggiù in Spagna, per cui gli animali vengono accumulati per essere soppressi fondamentalmente, non per cercare loro casa. Ci tengo a specificare, è una onlus, quindi senza scopo di lucro. Esattamente, questa associazione con i fondi che ha a disposizione, quelli che riesce a raccogliere dei donatori, cerca di trovare casa a questi poveri animali, farli arrivare qua in Italia, trovare qualcuno che li adotti. Per evitare in sostanza che vengano soppressi. Non è facile in realtà trasportare animali da una nazione all'altra, è qualcosa che richiede un sacco di burocrazia, di spese, è un'impresa in cui è difficile mettersi, quindi meno male che qualcuno lo fa, ecco. Quest'anno avevamo deciso di provare ad aiutarli facendo la stessa cosa che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi con la vostra collaborazione, semplicemente guardando i nostri video, avete contribuito a far aumentare la cifra accumulata dal nostro canale e che noi destineremo per intero all'associazione. Esattamente, perché ricordo, giusto così per chi non lo sapesse, YouTube funziona in questo modo: su un canale monetizzato, la crescita del canale, la sua popolarità e le visualizzazioni fanno accumulare una sommetta di denaro che va allo youtuber, in questo caso a noi. E quindi le vostre visualizzazioni ci hanno aiutato a mettere da parte questi soldi. Esatto. Quello che non ci aspettavamo è che la raccolta di quest'anno ha superato il triplo di quello che aveva totalizzato la raccolta dell'anno scorso. Sì, letteralmente noi siamo rimasti a bocca aperta. Non abbiamo mai visto queste cifre. È proprio magia. Bene così, significa che avete avuto a cuore questa missione, ci fa molto piacere e spero che faccia piacere all'associazione Una Zampa per la Spagna. Significa che iniziative come questa, se si diffondessero anche su altri canali, potrebbero veramente significare qualcosa? Sì, assolutamente. Sono piccoli gesti, nel senso che a ognuno di noi hanno richiesto un piccolo sforzo, ma che portano un beneficio a qualcuno. Esatto, non voglio porre il nostro canale come esempio per nessuno. No, assolutamente, ne esistono anche altri di raccolte, ci mancherebbe, però insomma è carino promuovere questo tipo di azioni. È qualcosa, credo, che si può fare e non è costato un centesimo a nessuno di voi che ci guarda. Esattamente, questa è la cosa bella. Adesso quindi quanto abbiamo messo da parte? Lo sforzo è servito a totalizzare 726,98 dollari, perché YouTube paga in dollari. Sì, esattamente, quindi la cifra in dollari rimane costante perché è quella che Google ci vuole corrispondere e al momento dell'incasso, quando ci arriverà questa donazione, noi la convertiremo e faremo la donazione. In questo momento, al cambio, i 726,98 dollari corrispondono a 633,84 euro, quindi quasi 634 euro. E grazie. Semplicemente a tutti, spero che questi soldi aiutino veramente qualche creatura. Credo proprio di sì, è una cosa, insomma, una bella speranza e siamo contentissimi di quanto abbiamo raccolto. Noi non ci aspettavamo assolutamente niente di simile. Assolutamente, è più del triplo di quello che è avvenuto l'anno passato. Quindi grazie a voi, grazie a tutti voi che avete seguito il canale, perché siete stati voi a permetterci di avere questo, di mettere da parte questa somma. Concludiamo magari con qualche anticipazione sul canale, perché ci segue da tempo. Sì. Abbiamo in cantiere un paio di video della serie Liprandi Files, quella che ha debuttato con il resoconto sulla vita di Stan Lee. Uno in particolare dovrebbe uscire questa settimana perché riguarda un anniversario molto speciale. Esattamente, l'anno scorso c'è stata una grossa celebrazione per i 90 anni di Topolino, quest'anno c'è un altro grande che compie 90 anni e non vogliamo dimenticarlo.
In realtà è semplicemente un divertimento che stiamo trovando nel portare avanti queste ricerche per dare vita ai nostri libri Handy Files. Ne abbiamo un pochino in cantiere. Ne abbiamo una assurda su King Kong. Sì, che parte dalla nostra infanzia, quella è una cosa che ci sta molto a cuore. E in sostanza stiamo scartabellando internet, pagine su pagine, remote, nascoste, articoli vecchi. Con Google cerchiamo di tradurre dallo spagnolo al francese. Il diario di una vecchia signora nata nel 1800, più o meno. Sì, insomma, è interessante, si fanno un sacco di ricerche e si trovano delle chicche e i Liprandi Files saranno su questo. Esatto. Per il resto stiamo preparando anche altri video su giocattolini vecchi, Giocattoli vecchi, naturalmente. giocattoli nuovi, abbiamo quello, forse è quasi completo il filmato dell'evoluzione dei gormiti. Sì, quello sarà un altro Liprandi Files, un video sull'evoluzione dei gormiti dalla prima serie in avanti. E boh, speriamo che a qualcuno possa interessare. Dobbiamo solo rifare qualche ripresina, poi abbiamo già registrato tutto l'audio. In realtà, anche per questo video abbiamo avuto il piacere di ottenere una piccola Sì, collaborazione da Leandro Consumi, che è l'inventore di Gormiti. veramente. Io eravamo a caccia di informazioni e non sapendo più dove cercare, ho pensato, scriviamogli. E lui è stato gentilissimo, ha risposto molto cortese, molto cordiale, quindi grazie mille. Per chi non lo sapesse, abbiamo scoperto che il creatore dei Gormiti non lavora più ai Gormiti, adesso. Lavora alle sorpresine Kinder, quindi quest'uomo sta facendo tutto quello che volevo fare io da bambino. Tutti i classici del mondo dei giocattoli passano per le sue mani. Quindi niente male. Va bene. E, ok, dunque, grazie a tutti voi che ci seguite, grazie a tutti voi che siete arrivati al quasi settimo minuto di questo video. E appena Google ci farà il bonifico, come funziona, noi faremo il versamento a. Tendenzialmente entro 10 giorni. Tendenzialmente sì, e quindi boh, di nuovo grazie a tutti, speriamo di sentirci su questo canale. Se il video vi è piaciuto, se avete qualunque cosa da dire o da aggiungere, potete scriverla qui sotto, noi cerchiamo di rispondere a tutti. Cliccate su mi piace se il video vi è piaciuto, condividetelo, potete seguirci anche su Facebook, su Instagram e naturalmente se ancora non siete iscritti vi potete iscrivere al nostro canale. Ciao! Ciao a tutti!